dire le cose. Voi andate subito dentro. Diana, stai zitta! Quella... La testa di cavolo che hai! Oggi tu perché ti sei stata così con me, che non ho detto una parola arrogante, cose storiche, cose. Ma hai qualche spirito di ribellione, qualche istinto di autoaffermazione, autodeterminazione, non l'ho capito. Sei troppo emancipata. Cioè, ma devi stare sottomessa, no? I ruoli. Stabiliamo le gerarchie, attenzione. Devi rispettare i ruoli, lui sopra, tu sotto, no? Sempre, ovviamente, non un gradino, ma molto di più. Non ci sono ruoli, però ti rimane in bocca. Oh, parli sempre porca di quella grandissima mignotta troia lesbica buttana dobbiamo fare, eh? Allora, le ragazze, ci hanno detto che dobbiamo lavare il gatto. Sì, sta gran minchiona. Ma che perché tu scemo niente? Io lavo i gatti, ma... Io con un altro po' mando mia mamma a lavorare al posto mio, che sotto me lo vendo io. E che mi aiuta a lavare i piatti. Lavare i piatti. Ma io non le lavavo neanche in militare, le lavavo i piatti. Ma che mi appare adesso? Perché avvicinando la lavare i piatti. Ma che ti dicono fumare? Ma ce l'ho fatto smiffare, poverina. Cioè, sono piano l'ecstasy. Che sono passate da uno stato di schiavitù. Io non lo so, va. Poi bisogna restaurare... lo stato di gerarchia, ha detto molti di me. Non è possibile, si permettono di dire, guarda, io mi piatti. Cioè, ma poi con quale arrogante, cioè, ma già solo dire, e come? Già solo dire, lavo i piatti, se io gli do un pugno in testa, gliela spacco, mi devi dire, grazie, come hai spaccato la testa, grazie. Ecco, non fare battute ironiche perché ti sto dando fuoco. Ma chi sta scherzando? Io mi sono un pugno scopiere, su buono, sul piano volo, e basta, che c'è rumore, sembra la testa. Mi dici la moglie, è meglio che andare in casa. Giovane pensionato, dopo 40 anni di matrimonio, uccide la moglie, inopinatamente. Ma come inopinatamente? Ma guardate che scassamento di coglioni, non sono buono. Ma sono voi? Io come devo fare? Come devo fare per questi film? Va bene. E manco un picchio. E poi dico, ma va bene che ti richiede che si picchiano che 3-4 amanti, non potrà spattare come che è. No, ci può cambiare, non sembra. Fanno bene gli arabi che hanno gli harem con 30 femmine, 40 femmine. Quando ti stavo raccontando di domenica, lui non ti ha risposto sia per domenica, ma aveva detto un'altra cosa? Potremmo essere per dire il dittatore. Vittime in fondo lo siamo tutti noi. Ovviamente. Ma il numero? Cioè il numero e c'erano 20 persone davanti a lui. Ecco, torniamo indietro uno in due. Secondo te, non faceva bene. Non faceva bene Bin Laden a premettere il burka? Che il burka? La va a attaccare e cagoda. Ma non faceva bene? Ma il burka? Tu sei d'accordo al regime talebano? Sono d'accordo col burka. Alla discriminazione contro le donne? Io sono d'accordo col burka, cintura di castità. Stiamo che chissà qua? Privarle del diritto di voto, della facoltà di parola, di pensiero. Infatti dovrebbero essere in teoria le donne delle appendici degli uomini, delle pure appendici. E basta, invece hanno istinti autonomi, di indipendenza, di autodeterminazione, manifestano liberamente il pensiero, una cosa orrenda, manifestano liberamente il pensiero. La mia vera suocera non è sua mamma. E chi è sua? È sua sorella, ma mi scazzo sempre. Ti spiego, il fatto è questo: le donne hanno nel DNA l'indole, sono proclivi a essere schiave dell'uomo, d'accordo, ce l'hanno nel DNA, sta all'uomo riuscire a far palesare questo istinto, capito? L'istinto rimane represso se nessuno lo sollecita, ma basta sollecitarlo, è un colpo a renderle schiave, non è un problema, è che gran culo. Vedete i maschi come lavorano? Mi fatti rompere il culo, che poi tanto nemmeno lo accendete foto. Questo come lavoro di maschi? Ma non da secchetta. Ovviamente. Legge di natura. Io mano da secchetta. Da notare anche la mia mano in tasca, ovviamente. Ma io proporrei la soppressione, vuol dire soppressione. Esattamente. La soppressione di tutte le donne che incontriamo comprese le nostre. Oh, durante il viaggio Roberto e Diana due secche nell'orecchio. Dimmi, cosa? E dimmi, cosa? E vogliamo fare? Andiamo
basta, riprendigli la testa. Ma amore, non è spaccata, devi dire grazie, grazie, come hai spaccato la testa. Amore, prendi questa bomba, guarda di là, andiamo qui, andiamo a per la strada. Ha detto lì, ha detto lì. Non c'è scasso, guarda, se spacchi il film. Io non ti so perché non ti sposo. Sono quando, tipo, nel telegiornale sfonda, uomo, uccide la moglie, l'assassina con la carabina. Ma un po' di cucciolo, lo arrestano. Ma chi lo arrestano? Tipo ammazza la moglie, lo arrestano, non è che gira la moglie. No, ma c'è l'aggravante dei futili motivi. Ma quali futili motivi? Ma mi dici tutto, anni una rottura di coglioni che le orecchie sempre insieme. Ma stiamo scherzando. Provo in me, ma io do fuori in gu...